Grazie a Federico, Luca, Cristina e Alessandro che ci hanno portato questa testimonianza. Come avete visto, è estremamente personale. Addirittura chi sta facendo il dottorato ha proprio citato il fatto che nel suo lavoro di dottorato si sta occupando di, è interessato a occuparsi di, e così via. Provo a sintetizzare per lanciare qualche spunto per aprire poi la discussione, se avremo ancora interesse, tempo, non siete stanchi di star seduti. C'era un ultimissimo compito che avevo lanciato ai quattro e che in parte hanno già rivelato nella loro soluzione, e questa slide serve semplicemente per sintetizzare. Avevo chiesto loro di rendere concreta la loro prospettiva o il loro punto di vista sull'argomento a loro affidato, anche indicando, almeno per cenni, senza nessuna specificità, ma indicando che cosa la BD avrebbe potuto fare in quella direzione. Quindi rendendo conto in una prospettiva almeno genericamente concreta della applicabilità, se non proprio qui e oggi, qui domani, delle idee presentate nella prospettiva stessa. E quello che è successo è che sono venuti fuori quindi quattro fumetti. Secondo Federico, e lo dico non perché gli debba dare la responsabilità di questa ipotesi, ma perché ricordo che è lui che ci ha raccontato di questa prospettiva, le relazioni sociali, networking sociali, sono qui ora per intrattenerci e abilitare nuovi servizi. Ma le sfide sono molte. Esplorare il potenziale e inventare nuovi modelli di business è la nuova avventura da intraprendere insieme. Mi pare che sia consistente con quello che la BD finora ha fatto e, naturalmente, in una prospettiva evolutiva vorrebbe imparare a fare. Luca, a proposito del ruolo dei sistemi RFID e via via per evoluzione nella casa, nell'ambiente domestico, ci dice che per la BD l'obiettivo sarà di studiare e proporre nuovi modelli di soluzioni ai principali bisogni di un mondo interconnesso. Rispetto tra l'altro a quello che ha raccontato Luca, credo che abbiate tutti colto che probabilmente la parola chiave che negli anni 70-80 sarebbe stata utilizzata su questo tema, cioè domotica, non è stata citata. Penso che non sia un caso. Cristina ci parla delle relazioni industriali, collaborare per competere. Lei l'ha detto in modo molto chiaro, ma è così importante che mi permetto di ribadirlo e lo ribadirò ulteriormente tra poco. Pensiamo davvero che questi tre anni, tra l'altro, ci potranno vedere attori in scena con, speriamo, molti di voi in progetti di filiera, in progetti interorganizzativi. Alessandro ci ha parlato del quadro ancora di riferimento. Siamo partiti dall'uomo e torniamo all'uomo nel suo ambiente. E ci propone, come chiave di lettura per il laboratorio, il fatto che la BD voglia creare o contribuire a creare le basi per consentire a tutti, quindi non solo in ambiente industriale, di sfruttare in modo efficace ed efficiente l'informazione dell'internet delle cose, questa sigla che non so se ci abitueremo a vedere, non so se si deve pronunciare all'inglese o all'italiana, comunque IoT, Internet of Things. Questo non è naturalmente un impegno, vedete che siamo ancora sufficientemente generali, se non perfino generici, ma dice che abbiamo delle sfide interessanti di fronte a noi. Ultimissima slide, non è questa, questa è la penultima. Dicevo, l'ultima parte del nostro pomeriggio, prima tra l'altro di un, come si chiama? Cocktail, grazie. Insieme per poter chiacchierare in modo ancora meno formale e di vedere se siamo interessati a discutere. Noi vi abbiamo lanciato finora una serie di sollecitazioni, vi abbiamo dato alcune informazioni rispetto a quello che il laboratorio ha fatto finora e intende fare, si impegna a fare.
Ma per rendere ancora più concreto l'eventuale momento di discussione che tra poco comincia, vorrei proporvi qualche ulteriore punto. Questi non sono se non spunti per rispondere, o meglio, per rendere concreta la domanda, in modo che voi possiate aiutarci a rispondere alla domanda stessa: cosa può fare il laboratorio per diventare uno strumento sempre più utile? Vuol dire strumento proprio nel senso di strumento per le aziende, per il territorio, per la società, non per far pubblicazioni per noi ricercatori. Questa è una storia diversa e non c'è bisogno che lo chiediamo a voi, o neanche strumento per dar tesi di laurea a studenti, eccetera. Cioè, è proprio strumento nel senso di vogliamo giustificare la nostra esistenza, vogliamo poter essere convincenti rispetto al fatto che operiamo anche grazie a un finanziamento pubblico. Bene, dobbiamo essere utili, se no non lo meritiamo il finanziamento. E quindi dicevo, in aggiunta a tutto quello che vi abbiamo raccontato e che potrebbe, anzi, se vi ha sollecitato domande, è certamente oggetto di riflessioni, molto bene se vogliamo aprire la discussione. E se le domande saranno troppo difficili, chiederò a Samuele o qualcun altro di venire qua in modo da rispondere insieme con me o al mio posto. Vi propongo alcune sollecitazioni ulteriori. Non c'è nessuna pretesa di proporre temi veramente caratterizzanti, ma non sono scelte a caso le domande che sto per fare. Un primo punto. Ci stiamo chiedendo, qualcuno di voi sa anche da un po' di tempo, se potrebbe essere venuto il momento per attivare all'interno di questa università, cioè sfruttando un ambiente di questa università, quella che potremmo genericamente chiamare un'area demo, cioè un ambiente nel quale, con la ormai detta, spero esplicitamente, caratterizzazione del laboratorio, cioè focalizzazione sui processi, non sulla tecnologia pura e semplice, mostrare esempi di applicazioni di sistemi RFID in ambiti applicativi dati. In questi tre anni, abbiamo acquisito dell'esperienza al proposito e quindi sappiamo che in certi settori, il tessile, certi aspetti del meccanico, la gestione documentale e così via, potremmo costruire un esempio o dei piccoli esempi di cosa si può fare, far vedere degli esempi di quello che poi in realtà un'azienda o un'organizzazione pubblica che vuole risolvere un suo problema attraverso il sistema RFID effettivamente attua. È una buona idea? Come potremmo fare? Vorrei essere molto chiaro nel mio ruolo: se questa cosa la faremo è perché interessa ai soggetti intorno al tavolo, cioè non la facciamo per noi. A testimonianza di ciò, e questo non per taccagneria, ma se la faremo è perché non saremo noi a comprare le attrezzature. Le attrezzature dovremo concordare che, diciamo così, rimangano nel nostro utilizzo come abbiamo fatto sempre finora, no? Nelle forme di comodato d'uso, cose di questo genere. Quindi non vogliamo dotarci di strumenti nostri. Ci chiediamo se è un servizio che le imprese fornitrici possono pensare essere utile per loro stesse, per i clienti, per il territorio e così via. Questa è una prima domanda. Noi abbiamo delle ipotesi, ma se ci sono dei contributi, dei suggerimenti, anche semplicemente delle indicazioni di dissuasione rispetto a questo tema,